se richiama i consiglieri della minoranza per delle parole tipo ignoranza o ridicole, poi lascia parlare 25 minuti il sindaco con quei termini aggressivi, dicendo di tutto e di più, mi sembra che lei non faccia assolutamente il compito di quello che lei rappresenta come consiglio comunale, che deve essere totalmente super partes. E ribadisco sul fatto del discorso dell'ignoranza storica, proprio perché ho sentito parlare delle cose che sono semplicemente ridicole. Sento un sindaco che parla di moschea, ma lo sai che cos'è una moschea? Io chiedo, vorrei sapere, perché il sindaco non c'è, perché volevo semplicemente informarla che in Italia le moschee sono 10, di cui solo 4 come minaretti, tutto il resto sono luoghi di culto. Quindi vediamo di non parlare a vanvera e di non trasmettere delle cose totalmente errate a una popolazione che a questo punto di manco è ignorante, nel senso che ignora la storia. Perché uno non può parlare di moschea quando la moschea non è assolutamente, non c'è. Come non può parlare di, per parlare di correttezza intellettuale, non mi può parlare di tetto, del disturbo didattico, quando stiamo parlando di scuola d'infanzia. Lei ha parlato di la scuola d'infanzia, bambini di 3 anni, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, signor sindaco, o lei parla correttamente e mi parla del discorso delle scuole elementari, che giustamente se il tempo è più regolare c'è un apprendimento, ma parlare di scuole d'infanzia, che così finalmente i bambini e i nostri italiani non sono discriminati, che a questo punto io credo invece, lo dico senza vergogna, che un genitore che porta via il bambino alla scuola materna perché ci sono tanti bambini di altre etnie è razzista. Perché invece per quel bambino potrebbe essere delle opportunità di confrontarsi con delle realtà diverse, e non solo, si dà anche la possibilità a questo bambino straniero di presentarsi alla scuola dell'obbligo, perché poi la scuola dell'obbligo, mi dispiace ma non mi può lasciare fuori, italofano ed integrato, mentre lasciando la casa con la propria famiglia, questo bambino arriverà alla scuola materna, alla scuola d'obbligo, appunto, e lei purtroppo dovrà farlo andare perché la scuola è d'obbligo, senza magari saper parlare italiano, provocando quindi molte difficoltà sia alla classe sia agli insegnanti. Quindi, questa, e poi ripeto, mi sono sentita offesa del fatto che il Presidente del Consiglio non sia intervenuto sulle continue insinuazioni del consigliere Del Pizzo, che se no le spiego questo, se non ha capito le spiego quest'altro. Guardi, io ho capito benissimo, e poi volevo anche sottolineare un'altra cosa: forse il signor Del Pizzo non partecipa alla vita sociale di Diego Falcone, perché lei che mi sta, non mi interrompa per cortesia, lei che mi sta dicendo che non vede nessuna ragazza che va ai superiori della propria. Io direi innanzitutto, come tutte le cose, c'è bisogno di tempo, di inclusione appunto e di integrazione, primo. E secondo, ci sono state moltissime, moltissime manifestazioni, è nata un'associazione che si chiama Integriamoci Giovani Bengalesi, si sono avvicinati molto alle nostre tradizioni. Noi abbiamo fatto un Natale bengalese, ok? Dove c'era un don all'arco isonzo? No, non credo. Posso anche gridare. Lasciamo finire l'intervento. In democrazia si ha diritto di critica. Il sindaco ha molto, spesso alza il tono di don. C'è nessuno che viene a dire che parli più piano, sia meno nervosa, d'accordo? Volevo solo, consigliere Del Pizzo, volevo solo dirle che in quella parrocchia all'arco isonzo c'erano 600 persone bengalesi, tra cui un ragazzo bengalese vestito di Babbo Natale, che ha distribuito. Allora non può venire a dire che lei non vede che questi cercano di avvicinarsi. Allora io gli dico, forse dovrebbe cercare di aprire meglio gli occhi. Abbiamo fatto un capodanno bengalese, il Natale bengalese, i bambini e anche gli adulti bengalesi hanno cantato le nostre canzoni. Se voi magari foste degnati come istituzione di essere presenti, lasciamo finire l'intervento.